scopro con sublime soddisfazione, dico di tipo giornalistico, che il Fatto Quotidiano mi gratifica di questa intera pagina in cui nella parte superiore c'è Gino Strada, nell'inferiore io, dove mentre Conte chiama Gino Strada per poter guarire la Calabria, io vengo presentato come arruolato da Salvini. Devo dire che non ho mai avuto la gioia di conoscere personalmente e direttamente Matteo Salvini, che forse ho incontrato un paio di volte in qualche programma televisivo, e quindi non sono stato, ahimè, forse neppure meritevole di essere arruolato da nessuno, né men che mai da Matteo Salvini, che probabilmente non immagina neanche di dovermi considerare nel suo esercito. Ma non è questa la cosa importante. Al di là della qualità giornalistica di queste cose, quello che è importante osservare è che si vede plasticamente in questa pagina un esercizio di retorica della comunicazione. La bella e la bestia. La bella naturalmente è Gino Strada, la bestia naturalmente sono io, chiunque legga il pezzo se ne potrà rendere conto, ma soprattutto si renderà conto di un'altra cosa, che mentre io vengo presentato come un pazzo prezzolato, trampiano, al limite della follia, Gino Strada è chiamato a salvare la Calabria. Bene, a questo grande salvatore io chiedo una cosa, mi auguro che svolgerà questo ruolo decisivo perlomeno gratis. È il minimo che possa fare, pro bono, con tutto quello che la sua ONG ha ricevuto dallo Stato, io credo che se lavorerà per la Regione Calabria non debba percepire una lira, come io non ne ho percepito nessuno dalla RAI quando ho collaborato con la RAI, e credo che debba servire lo Stato e la Repubblica gratuitamente. Mi informerò su emolumenti e soldi che sono stati stanziati per il lavoro del grandissimo santo Gino Strada. Da fatti e disfatti, oggi è tutto. Buona giornata.